Questo programma è offerto da Bentrovati nella nostra cucina di Chef per Passione. Vi ricordo il nostro portale, naturalmente il portale del gusto, chefperpassione.it, dove potrete vedere tutte le ricette che volete, tutte, ma proprio tu, sì sì, soprattutto quello che non fa la ruta, che è sempre matta con un pizzico di ruta, però possiamo naturalmente diventare degli chef anche noi. Il nostro Mario ha inquadrato i miei fiorellini, ma c'è un perché. Perché vado in Friuli Venezia Giulia oggi e non vi propongo il goulash, ma il golas alla goriziana, tra pochissimo. La su sulle... Con Iren Luce Gas e Servizi c'è sempre un'idea smart per la casa. Per esempio, con l'offerta Iren Comfort Caldaia, riscaldi di più e spendi di meno. Scopri di più su irenlucegas.it. Io sono Martina. Io sono un mix di tante cose. 10% coraggio, 30% libertà, mollare 0%, 10% dubbio, 20% avventura, 30% energia, 100% mix. E mi piace così. È il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo. Unici. Come la bontà e il benessere BB Mix Ventura. Ventura. Solo la frutta più buona. Nessun uomo è un'isola e neanche un supermercato lo è. Per questo sono qui. Per capire. È per milioni di famiglie come questa che abbiamo creato Bassi e Fissi. Rende tutti quei prodotti... Biscotti! Latte, pasta... Che in un carrello della spesa devono esserci... Caffè... ancora più convenienti. La lista delle cose necessarie è lunga. Ma da noi tutto ciò che conta è a prezzi bassi e fissi tutti i giorni. La prendo in parola. Resta a cena da noi? Certo. Conad. Persone oltre le cose. Compagnia del Pesto Genovese. Da un'idea della famiglia Milfa. Golas alla goriziana, una sorta di goulash ma assai diverso. Ed è per quello che io ho messo oggi questi fiorellini. Lassù sulle montagne c'è un passo alpino dove crescono i fiori di neve caduta al mattino. Voilà! Oggi si canta, sono particolarmente felice, grazie. Sto ricevendo un sacco di like. Caspita ragazzi, ma, anzi soprattutto le mie signore che mi seguono, le mie ragazze che mi seguono stanno aumentando quella cosa lì che sono i followers, yes, sono veramente particolarmente felice, grazie, perché guardate il mio programma non per imparare ma per ricordare antiche tradizioni e naturalmente poi per ridere, ricordare e ridere, credo che siano due cose che tirano di su il morale, perché ridere fa bene e ricordare soprattutto le cose belle, le cose antiche, le cose passate ci fa capire quanto abbiamo vissuto e quanto abbiamo anche amato, perché la cucina e amore, come piace sempre dire a me. Il goulash è una sorta di goulash. La prima cosa è mettere sulla padella, prendere l'olio e tagliare la cipolla. Mi avete detto, Maria Teresa, ma tu la cipolla la sai veramente tagliare? Perché tutte le volte ce l'hai già preparata prima, perché la preparo prima del trucco. Ma adesso vado dal mio verduraio preferito e ce ne sono da tutti i tipi, gialla, bianca, rossa. Prendo rossa, è piccolina oggi però, voilà, perché se no poi
Pensate che nella ricetta di questo goulash alla goriziana, una sorta di goulash, ma la differenza è che non c'è il pomodoro, quindi non è rosso. Il rosso viene dato dal vino rosso e dalla paprika, paprika dolce e paprika piccante. Dicevo, non c'è il vino rosso, c'è il vino rosso ma non c'è il pomodoro, come invece c'è nel famoso goulash ungherese. Allora, gli ingredienti, andiamo a vedere gli ingredienti. Un chilo, in questo caso c'è scritto nella ricetta che si può usare il guanciale, ma io ultimamente il guanciale l'ho usato veramente tante volte e quindi mi hanno detto che si può mettere il muscolo di manzo e sono molto contenta di ciò, quindi ho preso un bel pezzo di muscolo, ma proprio bello, eh? Ok, togliamo il minimo indispensabile della nostra cipolla, voilà. Ok, andiamo a tagliarla a fettine sottili. Voilà. Vedete che la so tagliare la cipolla? Insomma, sento, col paradenti lì, con il paradita, magari no. Mamma, sì, ho capito, devo andare più veloce. Quelli lì fanno... Ecco, avete sentito il rumore? Beh, ecco, accontentatevi del rumore. Io ci tengo le mie unghie, che già mi saltano sempre. Voilà, perfetto. Pentola, padellina, sì, padella, perfetto, accendiamo la piastra, ok, voilà, prendiamo un bel olio d'oliva buono, ok, e come dicevo non c'è il pomodoro, che invece c'è nella ricetta ungherese, e non andremo a cuocere nel brodo di carne, perché nella ricetta ungherese il goulash viene cotto, anticamente addirittura era cotto in pentoloni di ghisa che erano appoggiati sulle tre filagne. Cosa sono le filagne? Avete presente come nei film degli indiani, no? Che c'era il pentolone e poi le tre frasche, no? Che tenevano su il pentolone. Perfetto, quelle lì sono le tre filagne su cui si appoggiavano questo pentolone di ghisa per farlo andare ore, e quindi ovviamente c'era del brodo di carne che era utilizzato per cuocere il goulash, che a volte cuoceva anche 10-11 ore, se lo dimenticavano su. Ok, in questo caso vedete che nella ricetta ci sono anche 120 grammi di strutto, io ho usato l'olio d'oliva. La paprika, che cos'è la paprika? Prima parlavamo dietro le quinte e allora una ragazza molto giovane mi ha detto ma la paprika che spezia è? Da quale pianta deriva la paprika? La paprika non deriva da una pianta, ma deriva invece dal peperone. I peperoni di vario tipo, rosso, giallo, verde, vengono essiccati e poi vengono tostati, lavorati, e si forma la paprika, che può essere dolce o piccante. Nella nostra ricetta mettiamo un po' di paprika dolce, ok, un po' di paprika piccante e della maggiorana. Ecco, questi sono questi tre cuoricini che sono importantissimi, dove abbiamo proprio i tre ingredienti che daranno questo gusto particolare. Aspettiamo un attimo. Ok, e poi dicevamo non mettiamo il pomodoro ma mettiamo il vino rosso. La paprika, che come parola in ungherese paprika vuol dire proprio peperone, non si chiamava così perché veniva, l'hanno portata in Europa da noi gli ungheresi, ma loro la prendevano dai turchi, ma i turchi la prendevano dagli indiani, quindi è stato un lungo percorso. E pensate che solo del peperone di vario tipo, essiccato o piccante o dolce. Però noi non c'eravamo arrivati, ci sono arrivati gli indiani. Essiccato, macinato e lavorato. Facciamo i pezzettini di carne intanto, mentre sta andando la nostra cipolla. I pezzettini di carne li possiamo fare più grandi, più piccoli, come volete. Per questa ricetta li voglio fare grandi, ok? Così farò un paio di piatti come secondo, un po' gourmet. Vorrei rendere questa ricetta diversamente abile, nel senso che le ricette normalmente, queste della tradizione antica, sono ricette sì non soltanto povere ma anche
poco impiattabili, poco belle da impiattare, magari poco accattivanti per i grandi chef. Adesso non è che con tutte le lodi che io ho ricevuto penso di essere una chef, e neanche quando metto il cappello o quando metto la divisa di chef per passione, però ci metto tanta passione in cucina, ce l'ho messa sempre, perché dicevo ai miei figli che era il mio modo per trasmettere il mio amore. Andiamo a mettere i nostri pezzettini di carne. Non voglio che la cipolla diventi troppo scura. La ricetta goriziana prevede lo stesso peso di cipolle con lo stesso peso di carne, però insomma, se non volete esagerare, lasciate perdere. Quando avrà preso un attimo di colore da entrambi i lati, ma proprio un attimo, di qua, facciamo fare tutti i giri, perché non la voglio neanche cuocere troppo, perché questo è un goulash, non è un goulash, che deve cuocere 11 ore, ok, voilà. Perfetto così. Okay. Io vado ad aggiungere la paprika dolce e poi la paprika piccante, tutte e due. Ne metto un po' di meno ovviamente di quella che vedete qui, perché quella, questa è quella delle dosi per 6 persone. Qui abbiamo 2 persone, quindi mettiamo un pizzico di questa. Ok? E andiamo a metterci il nostro vino rosso. Vedete come già prendono colore le cipollotte, le nostre cipolle? Voilà. Forse è persin presto per sfumare col vino, ma eccolo. Volendo, come ho detto, potete, se avete tanti commensali, e quindi no, io guardo sempre la spesa, il quanto costa il nostro piatto, tranquilli, perché i miei cercano sempre di restare in un range che ci consente di arrivare a fine settimana tranquillamente. Potremmo anche metterci questi pezzettini di guanciale, ok? Quindi si può aggiungere al manzo un po' di guanciale, dipende sempre dai commensali che avete invitato. Adesso poi ve lo dico, perché io così ho preparato una sorpresa qui per lo studio. Sì, ancora un po' di vino. Sì, come? Di già Mario, già Mario mi chiede la linea. Mamma mia, ma in questa cucina praticamente non si può cucinare. Meno male che siamo soltanto chef per passione. A tra pochissimo. Con Iren Luce Gas e Servizi c'è sempre un'idea smart per la casa. Per esempio, un vaso come Irenaria purifica l'aria, ma arreda anche la casa. Scopri di più su irenlucegas.it. Io sono Roberto e sono un mix di tante cose. 20% viaggio, 20% rispetto, 30% mare, 10% errori, mollare 0%, 20% gioia, 100% mix, e mi piace così. È il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo. Unici, come la bontà e il benessere BB Mix Ventura. Ventura, solo la frutta più buona. Nessun uomo è un'isola e neanche un supermercato lo è. Per questo sono qui, per capire. E per milioni di famiglie come questa, che abbiamo creato Bassi e Fissi. Rende tutti quei prodotti... Biscotti! Latte, pasta... Che in un carrello della spesa devono esserci... Caffè! Ancora più conveniente. La lista delle cose necessarie è lunga. Ma da noi tutto ciò che conta è a prezzi bassi e fissi tutti i giorni. La prendo in parola. Resta a cena da noi? Certo. Conad. Persone oltre le cose. Compagnia del Pesto Genovese. Da un'idea della famiglia Milfa. Il profumo è davvero buonissimo,
Ok, giriamoli. Ok, questa non la tolgo perché c'è l'anima della cipolla e potrebbe risultare indigesta. Ok, aggiungo ancora un po' di vino e poi vado ad aggiungere anche la maggiorana, che è importantissima. Eccola qui. Abbiamo messo, vi ricordo, paprika dolce, paprika piccante e cipolla quanto basta, esattamente quanta è circa il peso della nostra carne, e in questo caso muscolo di manzo. Potevamo mettere il guanciale o metterle tutte e due insieme per il goulash, che è il goulash goriziano, è una sorta di goulash un po' diverso. Ok, lasciamolo stufare e direi metto un pochino di ordine. Questo non mi serve più, questo non mi serve, questa la paprika, ma la paprika magari ne aggiungo ancora un po'. Sì, no, mi piace, è proprio da questo colore e questo sapore un po' particolare veramente, e quindi va utilizzata senza risparmio. Anche perché non è che le utilizziamo in tutte le ricette, spesso compriamo queste spezie e poi restano lì e diciamo: ma quando la uso? Seguite Chef per Passione con un pizzico di ruta, queste le finiamo in un attimo. Mentre sono qui direi che scelgo due ingredienti, questo e questo, per fare che cosa? Ma voglio fare per accompagnare e alleggerire questo piatto che insomma è sostanzioso, impegnativo. Io adoro, come sapete, vivrei di insalata greca, ma non faccio un'insalata greca, faccio un'insalata che vada bene, si sposi bene con questo piatto, e per fare questo devo andare dal mio fruttivendolo di fiducia, eccolo qua. E allora andiamo a vedere se ha un bel peperone. Sì, perché facciamo paprika, cuciniamo con la paprika, allora il peperone ci serve proprio bene. Un bel piatto per un'insalatina sfiziosa, mentre abbassiamo un pelo la fiamma. Ok, potete sempre aggiungere del brodo, del vino, a secondo quello che vi piace. Come avete visto, io non ho ancora salato, ho sempre paura a salare le carni perché possono lasciare l'acqua e diventare più dure, però a questo punto si è già fissato praticamente tutto il nutrimento interno, e quindi prendo un pizzico di sale e vado a salare, anche se, come dico sempre io, per salare c'è sempre tempo, e a togliere che poi bisogna prendere la patata, farla lessare, buttarla lì, che poi non è mai la stessa cosa. Va bene, dicevamo, il peperone è il protagonista, perché la paprika è proprio peperone, quindi facciamo questi fiordalisi di peperone. Come è? Sei qua? Ah, sei qua! E la tre, eccoci! I miei fiordalisi, perfetto. Questi alcuni li usiamo solo per guarnire, basta, siamo arrivati al bianco, perfetto, li abbiamo qua. E poi abbiamo i nostri pomodorini e la nostra valeriana, quindi pizzico di valeriana. Ok, andiamo a tagliare i nostri pomodorini, togliamo questo, ma non lo buttiamo, non lo buttiamo, lo cuciniamo poi per fare il sugo, va bene? Okay. Ricordatevi che in cucina l'occhio vuole la sua parte. A volte fate delle ricette che sono veramente misere, ma ricordatevi che se ve le presentate come se fossero delle ricette straordinarie, farete lo stesso un figurone. Intanto il goulash sta andando a fuoco lento, come potete vedere qui. Ecco, perfettamente. Così almeno tutti i gusti e i profumi della nostra paprika possono sprigionarsi. Paprika che, ricordo ai nostri amici che si sono sintonizzati soltanto adesso, in ungherese vuol dire semplicemente peperone. Il peperone è stato importato in Italia, in Europa, proprio dagli ungheresi, che l'hanno preso
ai turchi che l'avevano preso agli indiani. Insomma, il peperone, come tantissime altre spezie, hanno fatto il giro del mondo. Questi li mettiamo qua. Uno, due e tre, non più di tre. Voilà. Ok? Poi, per farla diventare un po' esotica, andrei a tagliare della... questa qui ad aprire la nostra granella. Ok? Faccio un buchino piccolo. La granella di mandorle. Ricordatevi che la frutta a guscio è fondamentale nella ricetta, soprattutto per noi donne. Dovremmo mangiare, dopo un certo tipo di anni, diciamo, non diciamo dalla menopausa in poi, ma anche prima, un paio di mandorle o di noci sgusciate al giorno. E questo potrebbe essere un ottimo modo. Un pizzico di sale. Mi serve il mio fantastico olio di origine di oliva extravergine, buono, in questo caso abbiamo quello della Riviera Ligure che è ottimo, ok? Poco, voilà. Cos'altro posso aggiungere, visto che ho ancora un attimo di tempo? Qualche chicco di melagrana o melograno, frutto che io amo particolarmente, di cui vi parlerò diffusamente e più ancora lungo più avanti. Vediamo se riesco a non aprirlo troppo tutto. Oh, che belli, sono anche molto piccoli. Che bello questa melagrana. Devo ringraziare Giulia, che stamattina all'alba è andata a fare la spesa. Grazie Giulia, grazie. Hai trovato delle melagrane, che sono i frutti dell'albero melograno, bellissime. E tra l'altro nelle favole portano fortuna, portano ricchezza. Abbiamo la favola della principessa delle tre melagrane, e caspita, veramente una storia, anche quella, non so se arriva dall'India, ma insomma siamo in India, Turchia, tutta quella zona di cui oggi parliamo, parlando appunto proprio di, ecco, si è mosso, no? Voilà. Non metto l'aceto, qui volendo potremmo mettere dell'aceto balsamico, non lo metto perché magari non a tutti piace, lo potete mettere se volete. Andiamo a fare il nostro piatto, il goulash alla goriziana. E mentre in piatto vi voglio ricordare tutti i nostri ingredienti, una variante del goulash ungherese, quindi senza la cottura nel brodo della carne e senza il pomodoro, ma con una cottura, naturalmente con la cipolla, vino rosso, paprika dolce, paprika piccante e maggiorana. Le dosi che io vi do sono quelle per 6 persone, aggiungiamo anche un pizzico di cumino se vogliamo, in questo caso io non l'ho aggiunto per lasciare proprio un gusto più ungherese, diciamo, perché già quell'altra spezia mi porterebbe lontano. Ok, ho toccato il piatto con le mani di melagrana e quindi le ho colorate, voilà, andiamo a impiattare. Fa un profumo, ricordo per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso che questi fiorellini qua che vedete sono in onore del Friuli Venezia Giulia, che ha delle montagne, ha le Dolomiti stupende, ha dei luoghi incantati, incantevoli, che dovete assolutamente andare a visitare. Lassù sulle montagne c'è un passo alpino dove crescono i fiori di neve caduta al mattino. E ci sono dei cori che sono straordinari. Eccolo qua, questo è il nostro piatto. Naturalmente la cipolla, spero che piaccia a tutti i vostri commensali, ok? Ho usato un filettino di manzo piuttosto gustoso. Come direbbe qualche chef di qualche altro programma, oh, c'era troppo poco sugo, troppo poco intingolo, e allora sei rimandato. No, 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 no. Io non voglio né essere né promossa, né bocciata, né rimandata. Voglio semplicemente, desidererei semplicemente, che il mio piatto al gusto piaccia. Voilà. E con un pizzico di ruta in cucina,
tutto è possibile, anche essere chef per passione, anche se soltanto magari per un giorno o per una puntata. Volete che metto anche il peperone qua? Sì, mettiamolo, sì, perché la paprika è la protagonista del nostro piatto. E allora dobbiamo metterla, la paprika. Dammi ancora 10 secondi, la paprika piccante. Dove l'ho messa? Dove l'ho messa? Ah beh, non manca mai, qui c'è sempre qua. Ok, però l'avevo appoggiata qui, l'altra. Ok, già aperta. Pizzico di paprika. Perché questa è quella piccante. Questa è quella dolce, che si vede che cambia colore. Voilà, e la maggiorana. E così abbiamo proprio tutti i nostri ingredienti. Qualche master chef direbbe troppa roba. Troppa roba, grazie, Sant'Antonio. Questo programma è stato offerto da... Con Iren Luce Gas e Servizi c'è sempre un'idea smart per la casa. Per esempio, con l'offerta Iren Comfort Caldaia riscaldi di più e spendi di meno. Scopri di più su irenlucegas.it. Io sono Martina. Io sono un mix di tante cose. 10% coraggio, 30% libertà, mollare 0%, 10% dubbio, 20% avventura, 30% energia, 100% mix. E mi piace così. È il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo. Unici, come la bontà e il benessere BB Mix Ventura. Ventura. Solo la frutta più buona. Nessun uomo è un'isola e neanche un supermercato lo è. Per questo sono qui, per capire. E per milioni di famiglie come questa, che abbiamo creato Bassi e Fissi. Rende tutti quei prodotti... Biscotti! Latte, pasta... Che in un carrello della spesa devono esserci... Caffè! Ancora più convenienti. La lista delle cose necessarie è lunga. Ma da noi tutto ciò che conta è a prezzi bassi e fissi tutti i giorni. La prendo in parola. Resta a cena da noi? Certo. Conad. Persone oltre le cose. Compagnia del Pesto Genovese. Da un'idea della famiglia Milfa.